Bene, io sono Timor Adab e insegno in questa stessa aula spesso, quindi sono nella Fondazione Marco Biagi e nel Dipartimento di Economia Marco Biagi. Il tema che vorrei trattare oggi, ovviamente cogliendo lo spunto dalle domande che ci sono state poste da chi coordina questa tavola rotonda, è legato a guardare in particolare al lavoro, alla disabilità, al disagio psichico, al disagio mentale, e in un'ottica particolare. Quindi vi propongo il punto di vista di un economista, come sono io, che assieme ad un gruppo di colleghi sviluppa attività di ricerca, più in generale, adottando un modo teorico di pensare, applicandolo a problematiche specifiche, come può essere quello del lavoro, vedremo in che termini, secondo il cosiddetto approccio sviluppo umano, ovvero delle capacità di Amartya Sen. Per capacità intendiamo un insieme di opportunità non necessariamente raggiunte, e queste capacità che ogni individuo può o non può avere si possono poi tradurre in base a. Qui è molto importante la libertà individuale di agire, possono tradursi in indicatori, funzionamenti, vengono definiti osservabili. Ebbene, proprio Amartya Sen suggerisce che l'approccio delle capacità sia particolarmente adatto a inquadrare problemi che riguardano la disabilità, proprio perché pone l'accento sull'aspetto di ciò che si può raggiungere, sulle opportunità, sulle capacità e non soltanto su quello che direttamente si osserva. E in particolare alcuni colleghi con i quali lavoro, fra cui Mario Bigeri, Bellanca, Marchetta Trani e Baschi, dicono che la disabilità è l'intreccio fra un percorso che, generando vulnerabilità personale, limita il proprio set di capacità. Ma anche, questo trovo molto importante, è un percorso di adattamento creativo in termini di nuove abilità, opportunità e potenzialità. Dunque, se guardiamo le capacità dell'individuo, riprendendo questo schema che ho modificato, noi vediamo che l'attenzione verso le risorse che gli individui possono avere e che possono trasformare, quindi sviluppare in capacità, e si possono osservare dei funzionamenti. Vediamo che abbiamo una serie di fattori, di caratteristiche che sono proprie dell'individuo, del contesto in cui si agisce, che possono poi influire sia sullo sviluppo delle capacità, sia sul fatto che queste capacità siano osservabili in funzionamenti. E poniamo adesso l'accento sulla una capacità in particolare, che poi proprio in questo periodo di forte crisi risulta essere qualcosa spesso semplicemente di irraggiungibile o qualcosa che purtroppo si può perdere, ed è la capacità di lavorare e fare impresa. Guardiamo a questa capacità perché gioca un ruolo fondamentale nella possibilità che l'individuo stesso si procacci delle risorse attraverso l'attività lavorativa e in questo modo sia in grado di sviluppare anche altre capacità, la capacità di prendersi cura degli altri e di se stesso o di se stessa, ma anche la capacità di prendersi cura della persona che sta lavorando in tutto il ruolo di riproduzione sociale, in essa stessa interagisce con la capacità di lavorare. Lavorando poi posso essere più o meno in grado di curarmi degli altri. Vedremo che anche questo è un aspetto fondamentale, proprio come ho organizzato il lavoro per consentire che vi siano questi intrecci. Ma chiaramente se il lavoro è un'esperienza formativa, può da un lato beneficiare della capacità cognitiva sviluppata precedentemente anche in aule come questa e poi allo stesso tempo dare la possibilità che la stessa capacità cognitiva si possa poi sedimentare. Quindi cerchiamo degli indicatori di questa capacità. Abbiamo detto che la capacità di lavorare è qualcosa di teorico,
teoricamente è difficile spesso da osservare, e la osserviamo in qualcosa che possiamo vedere come la probabilità di essere occupati, quale posizione nella professione, le ore di lavoro pagato, domestico e di cura, il reddito che deriva da questa attività. Possiamo anche cercare di cogliere indici di deprivazione, vedendo per esempio quale sia la percentuale di individui che è senza lavoro e quanto è a lungo, oppure si rimane disoccupati, o per esempio il tasso di dimissioni delle donne durante il primo anno di vita del bambino. Quindi abbiamo diversi elementi che possono giocare, però anche dentro il lavoro, una volta che si è entrati in un posto di lavoro, allora a quel punto non dobbiamo limitarci in questa ottica a guardare esclusivamente la retribuzione, ma dobbiamo cercare di cogliere tutta una serie di altre dimensioni che formano poi l'identità lavorativa, dimensione sociale, economica, al cui interno c'è sia il reddito, ma c'è anche l'aspetto formativo, la dimensione della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, la dimensione della complessità, una dimensione ergonomica che comprende al suo interno anche aspetti che riguardano la salute, la sicurezza sul posto del lavoro e la dimensione organizzativa dell'autonomia e del controllo. Adesso non c'è il tempo per dettagliare, come insomma speravo di avere questo tempo, ma è chiaro, siamo in una tavola rotonda, ma di poter vedere tutte queste dimensioni, poi magari ci ritorneremo. Però evidentemente su questa capacità di lavorare così complessa dobbiamo cercare a questo punto di assumere un taglio rispetto a quello che sono, ciò che si può osservare effettivamente in presenza di disabilità. E allora assieme a due colleghe, Krishna Kumar ed Elena Sarti, siamo andate a vedere dei dati che ci possono far riflettere sull'accesso alla capacità di lavorare. Guardiamo il primo indicatore. Quanti sono occupati? Beh, se guardiamo i non disabili, in questa indagine che abbiamo analizzato per quest'anno, gli uomini erano circa il 73% occupati e 46% le donne. Fra le persone con almeno una disabilità, i tassi scendono a 41% per i maschi e il 21% per le femmine. Se poi andiamo a vedere che tipo di lavoro fanno come orario, cogliamo per esempio che fra le persone che hanno una disabilità è senz'altro maggiore la percentuale di lavoro part-time. Quindi qui bisognerebbe vedere che se è un part-time volontario o involontario e come si concilia con altre capacità dell'individuo. Se andiamo a vedere quale tipo di lavoro, vediamo che chi ha disabilità mentale o disagio psichico spesso si trova come posizione professionale all'interno più probabilmente di altri in una posizione di operaio. Questi dati ci mostrano invece la probabilità di occupazione, cioè si potrebbe dire, tu stai vedendo il tasso di occupazione, però vediamo il titolo di studio di questa persona, vediamo una serie di caratteristiche che magari sono diverse e fanno sì che si osservi per quel motivo un tasso di occupazione più basso. Ebbene, correggendo per tutte queste caratteristiche individuali, di contesto e di tipo di istruzione, arriviamo comunque a vedere che all'interno di persone che hanno disabilità è minore la probabilità di occupazione per chi si ritrova ad avere un disagio psichico e una disabilità mentale. In particolare questo avviene per le donne, a parità di tutti gli altri fattori.
Cosa succede nelle imprese? Una recente indagine dell'ISFOL è andata a vedere che cosa avviene dentro le imprese nelle quali sono assunte persone con disabilità, in particolare poi con disabilità di tipo mentale, disagio psichico. Alcuni elementi molto importanti che sono emersi da questa indagine che giocano un ruolo estremamente positivo per far sì che questo inserimento dentro l'attività lavorativa, il fatto che, che siano ridotti, direi eliminati i pregiudizi, quindi l'eliminazione dei pregiudizi fa sì che non vi sia una discriminazione da pregiudizio nell'assunzione di questi lavoratori e lavoratrici, ma nello stesso tempo hanno colto che operare in rete è fondamentale, le imprese, gli altri attori pubblici che sono nel territorio, il fatto che si operi in rete e le famiglie delle persone che vengono ad inserirsi nel mondo lavorativo con queste problematiche è estremamente rilevante, così come la formazione degli operatori che accompagnano in questo percorso di inserimento. E infine un elemento che è emerso e che a mio avviso come economista del lavoro è sicuramente da considerare come rilevante è che quando questo inserimento avviene, oltre a sfruttare capacità che altrimenti sarebbero non messe a disposizione di un paese, di una realtà dove sappiamo c'è bisogno di crescere, ma c'è anche bisogno di avere diversità all'interno dell'impresa che possono esaltare forme di solidarietà e migliorare, come si vede da questa indagine, il clima anche aziendale. Quindi direi per adesso di aver chiuso questo mio primo intervento. Grazie.